Buongiorno, siamo qua negli uffici del Palazzo della Regione. Come vedete, gli uffici li stanno ancora allestendo, li stanno preparando per l'attività dei consiglieri nostri 5 Stelle qua nella Regione Toscana. Uno dei primi atti a cui abbiamo dovuto far fronte era quello delle nomine dei figli toscani. E grazie a noi, grazie ai nostri collaboratori, abbiamo segnalato all'ufficio dei capigruppo il fatto che il 30 aprile scadevano i membri del consiglio di amministrazione del revisore di Figli Toscana. Questa partecipata è importantissima per la regione e ci è stata data la possibilità di indicare dei nomi da parte dell'opposizione. Per la prima volta abbiamo adottato questo metodo di trasparenza e di partecipazione, perché abbiamo postato su Meetup Toscana i due profili che avevamo individuato e dato la possibilità ad altri di aggiungere altri profili. Grazie anche ai feedback ricevuti, abbiamo individuato in Giuseppe Soin la figura idonea e il candidato ideale del Movimento 5 Stelle, perché oltre ad essere anche attivista, ma questo viene secondo ordine, soprattutto rispetto ai requisiti di professionalità richiesti anche dal decreto ministeriale, perché è anche un revisore contabile. Ora ti passo la parola per Certo, raccontare chi sei professionalmente. certo. Io sono dottore commercialista, iscritto quindi al albo dei dottori commercialisti, sono revisore contabile, quindi appunto iscritto all'albo, come dicevi, dei revisori contabili. Svolgo anche attività di consulenza per il Tribunale di Firenze, consulenza tecnica di ufficio, e svolgo la mia professione di dottore commercialista da più di un decennio ormai. E affrontando appunto vari casi e varie problematiche di imprese di tutti i tipi. Svolgo anche attività di insegnamento in materie economico-giuridico-aziendali e quindi anche in questo ho maturato, diciamo, nell'arco ormai di più di un decennio, un'esperienza di conoscenza delle imprese e spero, insomma, che di potervi essere utile. Io direi che ne siamo convinti e diciamo, il tuo ruolo di garanzia appunto sarà improntato anche sulla trasparenza degli atti che ti troverai a. Certamente, nello svolgimento del mio ruolo cercherò di coordinarmi, sicuramente mi coordinerò il più possibile con tutto il movimento e con tutti i consiglieri che ringrazio anche per la fiducia accordatami, e cercando di portare avanti ovviamente quello che tutti noi vogliamo portare avanti, tutti i nostri principi e tutte le nostre idee nel modo migliore possibile, più vicini e sentendo sempre le istanze dei cittadini. Abbiamo bisogno di un cittadino indipendente là, perché sappiamo che questa partecipata ha un passivo di quasi 5 milioni di euro e quindi è opportuno e primario entrare per portare trasparenza e efficienza nel Certo, sistema. l'impegno sarà sicuramente di portare idee nuove, idee del movimento e far sì che questo nostro contributo possa avere ovviamente buon beneficio, un buon risultato per tutti i cittadini della Toscana. Indipendentemente che questi cittadini siano del movimento Questo comunque. sicuramente il nostro obiettivo è sempre quello di fare del nostro meglio affinché nelle istituzioni e nella vita quotidiana le persone possano beneficiare del nostro contributo. E poi ci piacerebbe capire perché il microcredito è bloccato in Toscana. E questo poi vedremo, appunto. Ci sono tanti argomenti sui quali dovremo entrare a lavorare e ci entreremo piano piano. Bene, operazione trasparenza è eseguita, a presto.